grazie Roberta, sei andata subito al dunque, ma ci arriverò anch'io. Intanto scusate che desidero partire da alcuni ringraziamenti che il cuore mi comanda. Allora, intanto voglio ringraziare la famiglia Cantagallo, che sono i padroni di casa. Voglio ringraziare mio figlio Manfredi, che ci nasconde e che ha organizzato l'evento. Devo ringraziare il mio fantastico staff, sempre presente, quindi a loro un applauso particolare, perché non si occupano solo di stasera, ma di molte altre cose. E naturalmente un ringraziamento a ognuno di voi che è qui e a coloro che hanno voluto organizzare questo incontro come comitato sostenitori della mia candidatura. Voglio anche ringraziare mia sorella, che sicuramente si nasconde ma che c'è sempre. Voglio ringraziare mio nipote Edoardo Arrigo, che in qualità non di nipote ma di dottore commercialista è il mio mandatario. Oggi è impegnato ma ha il suo bel da fare per me, davvero lo ringrazio. E dicevo, qui siamo tra amici, è un po' una festa di compleanno, io la vedo così. Io vi ringrazio per questa serata, vi ringrazio anche perché, nonostante che io non sia candidata a Roma, molti di voi mi hanno detto: no, ma l'incontro facciamolo, l'abbiamo fatto 4 anni fa, ti porta bene, ti vogliamo sostenere, stai per ripartire per i tuoi collegi, ma noi ti vogliamo assolutamente, grazie, assolutamente salutare. Quindi vi ringrazio. Qual è la situazione? Allora, intanto parto da quella personale per andare poi a quella nazionale, sia pure brevemente, perché abbiamo detto essere un incontro tra amici. Quella personale mi vede candidata nel Lazio 2, quindi stiamo parlando della provincia Latina, Viterbo, Frosinone, insomma esclusa la città di Roma. Poi sono candidata in tutta la regione Puglia, sono candidata anche in 3 province della regione Veneto, per la precisione Verona, Padova e Vicenza, e queste sono candidature cosiddette nel proporzionale. Approfitto anche per spiegare qualcosa: si tratta di quei 4 nomi che sono tutti già prestampati sulle schede e sono il cosiddetto listino bloccato, e le persone concorrono ognuno per il suo partito, e quindi per votare è sufficiente, anzi non è sufficiente, si deve fare solo quello, è segnare una X sul simbolo del partito che si vuole votare, senza aggiungere nessun altro segno. Non è possibile scrivere nulla, è tutto prestampato, si deve solo mettere la croce sul simbolo del partito. Io lì sono candidata appunto in questi listini proporzionali. Poi ho, era quello che diceva Roberta, non più il collegio di Mantova, dove ho vinto, non era proprio scontato, diciamo, dove ho vinto nel 2018, ma mi trovo catapultata sempre in Lombardia, ma in una realtà leggermente diversa. Sono candidata nel collegio uninominale di Sesto San Giovanni, il che vuol dire, con la nuova, diciamo, con la nuova geografia dei collegi, i collegi sono grandi il doppio di quelli di prima. Vi dico soltanto 2 dati: il mio collegio ha quasi un milione di abitanti, diciamo così. Non ci arriviamo, ma insomma stiamo parlando di grandi numeri, un'estensione significativa, perché sono oltre 40 comuni della provincia di Milano e 2 municipi, l'8 e il 9 della città di Milano. Qual è il punto? Il punto è che si tratta di un collegio molto vasto, molto differenziato, è un collegio che vede candidati naturalmente anche esponenti del terzo polo, esponenti dei 5 Stelle, e la candidatura del PD li esprime Emanuele Fiano, noto parlamentare, dico noto perché sono 17 anni che fa il parlamentare, noto parlamentare del PD. Questo purtroppo ha generato una involontaria da parte mia condizione di, diciamo, di contrapposizione, perché a me piace, mi è sempre piaciuto fare la campagna elettorale ragionando di politica, confrontandosi sui temi, per esempio sulle emergenze, sulle urgenze, su quello, ascoltare i cittadini, e devo riuscire a fare
io abbia cercato di avere sin da subito, come dire, un certo anche stile nel pormi in questa campagna elettorale. Purtroppo dall'altra parte invece ho trovato una persona che forse si sente un po' un piccolo Letta e pensa che io possa fare la piccola Meloni. Allora dice, siccome Letta a livello nazionale sta avvelenando la campagna elettorale, guardando, diciamo, sostanzialmente meno ai programmi, meno ai temi, meno ai bisogni dei cittadini e più alla demonizzazione dell'avversario, in questo caso il target di Letta è Giorgia Meloni, non perde occasioni per demonizzare Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e dimenticandosi che invece i temi della campagna elettorale sono e dovrebbero essere altri. Se voi seguite le dichiarazioni di Letta troverete un atteggiamento raramente propositivo e costruttivo, cioè votate PD per, troverete molto linguaggio quasi di odio, sicuramente di contrapposizione, votate contro, cioè lui è sempre contro qualcosa, contro qualcuno, a mio avviso loro sono contro l'Italia e invece noi siamo dei patrioti, e questa è la differenza. E poiché siamo dei patrioti, il nostro scopo è quello di fare una campagna elettorale sui reali bisogni. Abbiamo fatto un programma di coalizione in 15 punti e poi ogni forza ha fatto il suo programma, il nostro lo potete consultare anche online. C'è uno sforzo di rispondere alle domande fondamentali che vanno dal caro energia al caro bollette, al caro vita, alla crisi occupazionale, alla crisi economica, alla crisi della natalità e della demografia, che significa anche crisi del welfare, del sistema pensionistico. Insomma, i temi sono tanti, le emergenze sono tante, perché noi usciamo da una pandemia, abbiamo addosso ancora in corso gli effetti di una guerra che purtroppo non si chiude, anzi, abbiamo davanti un inverno da affrontare con tutto quello che comporta, lo sappiamo bene, e quindi sentiamo anche il senso di responsabilità. Noi non diamo per scontato niente, noi non pensiamo di avere la vittoria in tasca, noi la vogliamo conquistare, andare avanti a testa bassa fino al 25 settembre, per arrivare a vincere, per arrivare a governare, e non basta neanche questo, lasciatemelo dire amici, ma governare bene, perché questo è il punto, arrivare a governare bene. E la sinistra ha fatto cortocircuito, perché se voi ci fate caso, la sinistra, noi allora, se non erro, in 11 anni abbiamo cambiato 7 governi, tutti questi governi, potete andare al ritroso con la vostra memoria, sono tutti frutto di alchimie, sommatorie di palazzo, ovvero maggioranze non omogenee, maggioranze di comodo, che hanno creato instabilità e che hanno dato nettamente la instabilità. La sinistra è riuscita, senza vincere mai le elezioni, da anni a stare comunque sempre al governo, e sono almeno 10 anni che danneggia l'Italia. E allora vedete, io penso che quello che più dà fastidio alla sinistra e crea il cortocircuito di cui dicevo prima sono due cose. Uno, la percezione della perdita dell'egemonia del potere, un'egemonia del potere che la sinistra ha esercitato a tutti i livelli e non soltanto a quello politico. Ognuno di voi potrebbe raccontare una storia che dice che cosa significa cozzare con un'egemonia di sinistra. Ecco, e allora vedete, c'è quel senso, loro sanno che perdono quel tipo di egemonia. E un altro aspetto che sicuramente fa fare cortocircuito, e ci tengo a sottolinearlo, è che la prima donna premier, qualora vincessimo, la esprime la destra italiana e non la sinistra, che ha fatto sulle tematiche femminili sempre demagogia e retorica, ma che non è mai andata oltre la logica striminzita delle quote, mentre per noi vale il merito, vale il sacrificio. E Giorgia si è affermata perché è brava, Giorgia si è affermata perché era più brava, e nessuno le ha detto prego accomodati perché sei donna, e nessuno però non le ha mai neanche detto non andare avanti perché sei donna, perché da noi vale questo, vale quanto ti impegni, vale come lavori, vale quanto vale, quello che vali, e soprattutto non è una questione di genere ma di merito. E anche questo fa saltare, credetemi,
una serie di sovrastrutture alle quali la sinistra tiene moltissimo, eppure stiamo scardinando pezzo pezzo tutta una serie di architravi. E allora vedete amici, io, voi siete qui perché mi volete bene, taluni mi conoscono da molti anni, io faccio politica da 45 anni, questa è la mia prima legislatura, ma ho sempre fatto politica da militante e ho sempre lavorato e ho avuto incarichi. Quindi chi mi conosce da anni lo sa che per me la militanza è una dimensione metafisica, direi, ontologica, è una questione di servizio, cioè io sarei disposta a qualsiasi sacrificio per la patria, per la nazione, per l'Italia e per il mio partito, perché penso che il mio partito abbia le idee più giuste. Io sono quella che appaio e appaio quella che sono, nel bene e nel male, per carità, tutto qui senza artifici. Chi non mi conosce da tanto tempo e comunque è qui lo stesso, lo ringrazio, spero che diventerà un amico da domani in poi, perché il cammino che ci attende è un cammino non in discesa, ma non ci è mai piaciuto e tra l'altro siamo più bravi a camminare in salita che a camminare in discesa. E allora vedete amici, noi abbiamo però comunque un'opportunità, e lo dice una persona che ha 60 anni, un po' di politica insomma l'ha vista, l'ha vissuta sempre dalla parte di una minoranza, orgogliosamente da una parte di una minoranza, e c'è chi per quelle idee ha dato anche la vita o comunque si è molto sacrificato. E allora vedete l'idea che oggi, ed è più di un'idea, l'idea che oggi la destra italiana possa andare al governo con una coalizione di centrodestra per la prima volta trainata da Fratelli d'Italia, quindi da un partito fortemente identitario, è qualcosa che non ha precedenti, è una svolta storica, è una condizione epocale, e quindi ognuno di noi appartiene alla possibilità di vivere e determinare questo momento. Certo, poi dopo ci sono tutte le responsabilità da assumersi, ci sono i doveri da assolvere, questo un po' ci spaventa perché non abbiamo paura, ma abbiamo senso di responsabilità, ma è una sfida che vogliamo assolutamente vincere. La vogliamo vincere non per noi stessi, la vogliamo vincere perché noi veniamo da lontano, abbiamo camminato passo dopo passo, abbiamo marciato, lo facciamo anche in nome di qualcuno che non c'è più, e pensiamo che noi amiamo l'Italia che chiamiamo nazione, non chiamiamo paese, amiamo l'Italia e pensiamo che per questa nostra Italia, così anche offesa e umiliata, ma anche così straordinaria e bellissima, con dei potenziali immensi, ecco, questa Italia merita di più, merita qualcuno che la ami, merita una politica che non sia sfruttamento, ma che sia rilancio, che sia sviluppo, che sia promozione, che sia amore, perché in questa parola c'è tutto. E allora io vi chiedo questo, ognuno di noi come un soldato deve fare la sua marcia e deve fare anche proselitismo. Bisogna anche parlare con tutti coloro che sono tentati dal non andare a votare, dicendo tanto è inutile, tanto non serve. Dovete dire loro che non ci si può non occupare di politica, perché poi la politica comunque si occupa di te, dei tuoi figli, della tua famiglia, del tuo quotidiano, delle decisioni di ogni giorno. La politica decide per te ed è importante andare a votare, è importante convincere chi pensa che tanto se ne siamo tutti uguali, non è vero, perché questo dovete dire, nel 2018 il centrodestra ha preso il 37% e questo insieme a una legge elettorale malata con la quale purtroppo ci accingiamo a votare e che noi avremmo voluto modificare, ecco vedete noi nel 2018 con quella percentuale non abbiamo ricevuto neanche un incarico esplorativo per fare un governo. Da lì in poi tutta questa legislatura così sfortunata con tre governi, nonché una pandemia e una guerra, comunque è nata così, è nata male, è finita anticipatamente, noi però amici miei abbiamo una possibilità, noi abbiamo la possibilità con
il voto del 25, che si vota solo la giornata del 25, attenzione, noi abbiamo la possibilità di prendere una percentuale che non è quella del 2018, attenzione, ma è molto di più ed è quello che ci serve per ricevere senza possibilità alternative un mandato esplorativo, per fare un governo forte e per dare stabilità al Paese. Perché vedete, è vero che siamo diversi nella coalizione, altrimenti saremmo un partito solo, ci sono delle sfumature, però c'è una cosa che non ha nessun altro. Noi non siamo una coalizione elettorale, noi siamo una coalizione di programma, e quando gli altri facevano il teatrino, vengo o non vengo, secondo polo, terzo polo, che si nota di più se vengo o se non vengo, beh, noi eravamo a un tavolo a stendere 15 punti con il programma della coalizione di centrodestra, oltre che poi confezionare il programma di Fratelli d'Italia. E allora vedete, noi siamo comunque una coalizione di programma, noi siamo comunque una coalizione di governo. E allora sta a noi scrivere questa pagina di storia. Ognuno di noi ha questa opportunità, non ce la facciamo scappare. Grazie a tutti.